La domanda ce la siamo posti tutti ultimamente. Che cos'è Temu? Temu non è nient'altro che un altro di quei siti. Vedi Wish, vedi AliExpress, vedi Banggood. Enorme sito commerciale che ti vende una marea di cose. Ma con una premessa. Il prezzo, a differenza di molti altri siti, è molto più basso. Ma com'è la qualità invece degli oggetti? Scopriamolo subito! Hi people of YouTube! Benvenuti in questo primo episodio di Temu. Questo video verrà messo ovviamente nella categoria di Wish, AliExpress, Banggood e tutti gli altri siti dove abbiamo comprato qualcosa e che abbiamo recensito. Ma prima di iniziare questo video vorrei farvi vedere questa bellissima maglietta del Game Boy con tutti i Pokémon di prima generazione presa su QWERTY. Questo non è un video assolutamente sponsorizzato, lo faccio assolutamente perché la qualità dei disegni, delle magliette e di tutto quanto è veramente incredibile. Trovate qua sotto il mio referral code. In ogni caso, inizialmente doveva essere un ordine unico, volevo fare un video dedicato. Il problema è che dopo aver ricevuto il primo ordine, diciamo che mi sono interessato a un bel po' di prodotti e quindi ho fatto un altro ordine, poi un altro ancora, poi un altro ancora e credo che anche in futuro ce ne saranno altri. Ma vorrei farvi vedere, diciamo, per questo episodio, alcune delle cose più grossi e più interessanti che ho comprato. Fra i primi articoli che sicuramente mi hanno colpito su Temu, ci sono quelli per la cucina. Quindi, spinto ovviamente dalla curiosità e dal mio voler cucinare, ho comprato una fila coltelli e un... non so neanche dargli un nome in italiano... uno schiacciapasta crea ghiozza? Questi qua, insomma. Quanto è bello l'autofocus che si mette sugli oggetti che metti davanti alla telecamera e a te ti sfoca. Questo ho già avuto modo di provarlo e devo essere onesto, funziona, funziona veramente. Questo purtroppo ancora non ho avuto modo di provarlo. Vi farò sicuramente sapere il risultato. E non solo questo è stato preso per la cucina, ma spinto anche su AliExpress in realtà da questo oggetto, l'ho voluto prendere su Temu appunto per farci questo video. Il crea sushi. Il problema è che... con tutti gli oggetti che c'erano dentro quella scatola, qualcosa si è un po' schiacciato. Il crea sushi, sostanzialmente, tu apri questo tubetto, ci infili il riso per il sushi, ci metti gli ingredienti che ci vuoi nel mezzo, schiacci tutto quanto, giri la manopola e il sushi ti esce fuori. Anche questo, purtroppo, non ho avuto modo ancora di provarlo. Siccome c'è gente che conosco, non gli piace il pesce, penso che lo proverò magari con qualcosa tipo... prosciutto? Un sushi al prosciutto, certo, perché no? C'è chi dice che in cucina bisogna avere creatività, d'altronde. Questi qua invece sono un coltello per tagliare le patate in modo ondulato, come potete vedere dalla forma della lama. Non è neanche affilata, ovviamente. È una lama ondulata che tagli la patata e ti viene tutta così. La patata ti esce in questo modo. Non ho neanche bisogno di distorcere l'audio dei miei video, li faccio direttamente io le distorsioni. Mentre invece questo è un kit di posate da viaggio con bacchettine, cucchiaino, forchettina e coltellino. Tutto quanto ovviamente non in metallo perché ovviamente se no te lo fanno lasciare giù in aeroporto. Piccolissime dimensioni, peso praticamente inesistente, ottimo da portare in viaggio. Questo invece è una formina a forma di teschio per il ghiaccio. Vorrei imparare a fare il clear ice per metterlo all'interno tipo dei bicchieri con il whisky e simili. E avere del ghiaccio di una forma particolare non sarebbe male. So che in realtà il clear ice non è niente di particolare né di difficile da fare, ma ci vuole comunque tecnica. Questi due oggetti invece fanno la stessa cosa, ma per due soggetti diversi. Questo è il dispenser per le bibite e questo è il dispenser per l'acqua per le piante. Che cosa dovrebbero fare or dunque con queste cose? Su questo ci avviti a testa in giù la bottiglia e poi giri la bottiglia a testa in giù, schiacciando qui come al bar ti esce il liquido. Niente di complesso, direte voi. Beh, non proprio, perché alcune hanno bisogno di un adattatore che si mette qua in fondo per non arrivare bene in fondo. E alcune bibite, ovviamente, soprattutto le gasate, hanno bisogno di essere forate per far sì che un po' di aria fuoriesca in modo tale che tu possa far uscire da qua. Senza che scoppi la bottiglia, in sostanza. Idem con patate questo, invece. Questo piccolo dispenserino per l'acqua, tu ci metti anche qui il suo tubicino. Eccolo qua, lo infili bello fino in fondo. Qui abbiamo ovviamente il buco per far uscire l'acqua e avvitando o svitando appunto il tappino decidiamo quanta acqua far uscire, diciamo, ogni tot. Ovviamente non c'è un timer e non è una scienza esatta, però appena vedi che più stretto te ne esce di meno, più allargato te ne esce di più,
ti regoli tu. E uguale la bottiglia deve essere bucata sopra per far uscire l'aria. Passando invece a degli strumenti per la macchina fotografica, questa qui che stiamo proprio usando adesso, ho comprato anche lì un po' di oggettini. Partiamo dal più piccolo di tutti. È un mini tripod, come vedete dalle dimensioni veramente ridotte, ma per metterla sul tavolo, per questa, per l'action cam, anche solo per il microfono che devi dire ok, devo posizionarla da qualche parte, ti metti sto treppiedini, ci metti sopra la videocamera, il microfono, quello che devi, perfetto, per praticamente un euro hai un mini treppiedi. O metti caso ancora, te lo devi tenere in mano con la videocamera, dimensioni sono quelle dal palmo della mano. Questo invece l'ho usato anche prima di fare questo video, sostanzialmente è il kit per la pulizia della lente, non serve solamente ovviamente per le macchie fotografiche, serve anche per altre cose. Pompettina d'aria che soffia via la polvere, biro con spazzola leggerissima e sottile per non graffiare e togliere la polvere, mentre qui abbiamo il rimuovimacchie con due testine diverse. Ecco qua, questo qui molto utile da avere sempre nel kit della macchina fotografica. Ed infine questo. Questo magari serve più per le fotografie che per i video, ma è sempre comodo da avere. Voi vi direte che cos'è? Eccolo qui. È il riflettiluce, è saltato via la miseria. È il riflettiluce oro e argento. Come vedete, riflette la luce sui volti. Piccolissime dimensioni, ovviamente. Per chiuderlo bisogna non accartocciarlo, ma piacciarlo nel modo giusto. Devo capire qual è il modo giusto. Ecco qua. Con quelli più grandi facevo meno fatica. Ecco qua. Lo giri su se stesso e con la giusta cautela lo ripieghi di nuovo. Se poi conoscete il metodo migliore per piegarlo, fatemelo pure sapere. E come vedete, questo per le fotografie, certo è piccolissimo, però riflette la giusta quantità di luce che vi serve. Piccola borsetta, piccole dimensioni. Anche questo comodo da avere nel kit della fotocamera. Poi vorrei precisare che questo oggetto non è per me, se l'è preso la mia ragazza. Un cappellino con la faccia di Kirby. Sapendo che personaggio è Kirby, sembra che piano piano mi stia assorbendo. Aiuto! Oh! Però no, non farò il video con questo in testa perché i miei capelli e due, fa caldissimo! E siamo arrivati agli ultimi oggetti che ho ordinato. Partiamo dai più piccoli. Adesivi. Come sapete io ormai ho una fissazione per gli adesivi, ma questi mi hanno particolarmente colpito. Questi sono tutti quanti luoghi del Giappone ridisegnati in stile anime. Come potete vedere è tutto quanto in stile Weathering with you, Your name. C'era anche la scalinata di Your name, ma l'ho regalata a chi l'apprezza più di me. Questo è davvero bello, questo volevo proprio prenderlo. E uguale anche questo qui. Questi qua sono molto più dettagliati, ma sono anche questi adesivi con tutte quante Evolution, anche se devo dire qualche piccolo intruso ce l'ho trovato. Poi ovviamente dopo la run Evolution che abbiamo fatto non potevo non prenderli. Questi copri Joy-Con a forma di Pokéball, anche azzurra, ovviamente userò quella rossa perché azzurra chi la vuole. Eccone uno, eccone due ed ecco la Switch. Io non sono tipo che mette i gommini ai vari controller, a parte che questi mi piacciono e soprattutto i Joy-Con della Switch credo che ne sentano il bisogno, ne sentono veramente il bisogno. Non male. Poi una spilla con Vaporeon, molto carina, ma la verità è che non ho preso solo una spilla, ma ne ho prese molte altre nuove, come potete vedere, per farvi capire. Ma non solo spille. Ho preso anche un portachiavi a forma di nuggets. Molti mi hanno chiesto perché hai preso quel portachiavi. 80 centesimi, ecco perché. Poi questo oggetto l'avevo già adocchiato su AliExpress da un po' di settimane, ma qui su Temu l'ho trovato a un prezzo molto più basso. Le carte di Yu-Gi-Oh! In stile anime. Certo non hanno nessun valore ovviamente a livello di gioco e simili, ma a livello anche solamente affettivo, se solo riuscissi ad aprirla, avere tutte le carte nello stile anime ha tutt'altra emozione, veramente. Con il retro esattamente come nell'anime, non come nel gioco vero che ha quella specie di polimerizzazione. Molto bella comunque. E davvero i disegni sono stupendi, sono veramente stupendi. Eccole qua, già la consistenza è diversa dalle carte originali. Sono uno un po' più curve e due un po' più spesse, quindi non devo neanche preoccuparmi troppo che si rovinino subito. A parte Gaia il Cavaliere che si è attaccato con la carta sotto. Fammi vedere chi è. Ah, è proprio, oh cavolo, ecco.
La stampa, purtroppo. Che sfiga. Abbiamo già rovinato due carte. Abbiamo rovinato il retro di Gaia il Cavaliere. E di lui non mi ricordo il nome, ma la usavo. La usavo nei miei vecchi mazzi. Come vedete, comunque, abbiamo tutto un set di carte. Per lo più mostri, ma abbiamo anche qualche magia, qualche trappola. E, appunto, carte iconiche della serie. Tutte le carte iconiche della prima serie di Yu-Gi-Oh! Tra cui alcune con l'artwork originali, per esempio Mostro Resuscitato. Abbiamo anche le tre divinità egizie, più la dea che sacrificandole ti fa Ista vincere il gioco. E ovviamente, non possono mancare i 5 pezzi di Exodia. Bellissime, bellissime le carte in stile anime. Ora mi manca solamente il duel disc per farci il cosplay. Uso Anfora dell'Avidità che mi permette di pescare due carte. Questa era una delle carte con l'effetto più semplice del gioco, ma che chiunque nell'anime doveva per forza spiegarne l'utilizzo. Tutti sanno cosa fa Pot of Greed. Ed infine, gli ultimi due oggetti che hanno, diciamo, spinto la creazione di questo video. Allora, il primo, questo qua, è davvero utile. Mi serviva per i vari viaggi e non solo. È un organizzatore per tutti quanti i cavi, i caricatori e le cose di queste piccole dimensioni. Come vedete, ho già messo dentro due cavi. E questo ovviamente viene con noi, più tutto il resto delle cose che utilizzo per la macchina fotografica e per la videocamera. Ed infine, l'ultimo oggetto, quello che davvero ha creato la voglia di fare questo video. Quando ho visto le prime pubblicità di Temu, uno dei primi oggetti che veniva sempre mostrato era questo, la lavatrice portatile. Ora voi direte, quanto hai speso per quella lavatrice? Quando hanno lanciato l'applicazione, avevano fatto il buono da 20 euro per qualsiasi ordine. Questa costava 28 euro. L'ho pagata 8 euro. E voi vi direte, è comunque assurdo. Sì, ma volevo provarla, volevo assolutamente provarla, perché sta cazzata, se davvero funziona, me la porto in giro per tutti i viaggi e non devo avere più preoccupazione di sporcare una maglietta, di non avere il ricambio, di non avere l'intimo pulito. Mi porto un po' di detersivo e me le lavo da solo. E ora, apriamola con questo taglierino che ho comprato dal negozio dei cinesi. A sto punto qualcuno poteva pensare, ma perché non ti sei preso anche un coltellino direttamente su Temu? Ci ho provato, non ne ho trovato uno che mi piaceva. L'ho presa lilla, perché costava 2 euro di meno. Odora di magazzino. Dunque, all'interno della scatola troviamo la nostra piccola lavatrice compatta con, adesso vi faccio vedere tutto quanto, il tappo da mettergli sopra. Come vedete, la lavatrice è compattata. Mettiamo la mano dentro la lavatrice e la spingiamo giù. Qui abbiamo i vari timer. Abbiamo due timer, uno veloce e uno un po' più lungo, 10 minuti e 15 minuti. E il terzo invece è l'asciugatura. Come avevate visto, qua dentro abbiamo anche il cestello per metterci dentro calzini, reggiseno, il costume. E con il ciclo di asciugatura, quello si mette a girare e ti asciuga anche i vestiti. Ovviamente il caricatore, perché sennò non lo facciamo neanche partire. E un foglio semplice con le istruzioni. Come vedete, le dimensioni sono veramente ridotte. E qui abbiamo anche il tappo per far uscire l'acqua quando il processo è tutto finito. Però, se tutto va bene, questo video dove la proviamo l'avrò fatto direttamente in vacanza. È arrivato il momento di provare la lavatrice portatile. Acqua, buttiamo dentro le robe zozze e anche i calzini rosa puzzosi. Ecco qua, il detersivo. 15 minuti. È partito! È magia! Ma lo scatolone ancora non si è svuotato del tutto. Ci sono ancora degli oggetti qua dentro per cui voglio dedicare un altro video. Nulla di strano in realtà. Già vi ho fatto vedere una lavatrice portatile. Però vorrei dedicargli un episodio a parte. Quindi signori, voi avete fatto acquisti su Temu? Cosa ne pensate dell'applicazione? Io devo dire che per tutti questi oggetti non mi aspettavo tutta questa qualità all'inizio. Ma, devo essere onesto, mi devo ricredere, mi devo assolutamente ricredere. Comprerò ancora da Temu? Assolutamente. Comprerò ancora da AliExpress? Molto probabilmente. Comprerò ancora da Wish? Non lo so. Su Wish è da molto tempo che non ci salgo più. Dovrei darci un'occhiata, forse. Compreremo qualcos'altro da Banggood oltre la sedia? Può essere. Uno di questi siti vuole scrivermi per fare un altro video e mandarmi tutte le stronzate che vuole e io le recensisco?
Siete benvenuti, mi trovate nei contatti del canale. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!